con Maurizio Di Rienzo di Italia Doc per presentare il film My Soul Summer di Fabio Mollo al cinema da lunedì 24 ottobre 2022. Ben trovato. Bentrovati a voi, buongiorno. Raccontiamolo brevemente questo film. L'opera quarta di Fabio Mollo è un coming to age, si dice ormai, è un altro genere che il cinema italiano sta percorrendo con più o meno discernimento e con più o meno impatto col pubblico e anche in qualche modo con la critica. È comunque la storia di un giovane talento musicale che da Roma arriva nella Locride famigerata. Ma non c'entra qui la malavita, se non proprio veramente in piccole sfumature, una diciottenne pianista che va in Calabria da Roma, vicende familiari, dalla nonna che si è rifatta una vita, e va lì per preparare l'esame all'ottavo, all'ultimo anno del conservatorio. Ma fra qualche puntata in spiaggia con un'amica che è decisamente il suo opposto, dove conosce peraltro un apparentemente sensibile ragazzo di 20 anni, un po' un leader. La ragazza che ha degli occhi straordinari, un bellissimo volto, ma naturalmente è dedita alla musica e soprattutto ha dei problemi, ed è anche fisicamente non la silhouette che sulle spiagge evidentemente furoreggia, scopre che comunque alla villa accanto, dove sta lei dalla nonna, c'è una sorta di riposo di rocker 55enne che attua il riposo del guerriero e che ha problemi vocali. E improvvisamente questo contatto, l'eco della musica, l'uomo diventa un mentore al contrario, e poi c'è un incontro con un factotum autista, anche altrettanto giovane di questo signore, e via 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 via. Le cose si complicano, si semplificano, e in un gioco di specchi con la propria età, attraverso questi altri due ragazzi che frequenta, con questa figura paterna e aleggia la mamma che arriverà, la nonna che c'è, ecco che fra famiglia e crescita, ecco che viene fuori un altro romanzo di formazione di Fabio Mollo. Ecco, cosa sappiamo di altro suo? Sappiamo che è il regista di film sicuramente interessanti, debuttò con un apprezzato e premiato Il Sud è Niente, anche lì c'era Vinicio Marchioni, una storia comunque di paternità, di filiazioni in una Calabria contraddittoria e pesante, incombente, un passato e presente che si incrociavano. Il padre d'Italia, un on the road con Isabella Ragonesi e Luca Marinelli, niente affatto disprezzabile, e anche lì la sua Calabria c'entra, perché Fabio Mollo è di Reggio Calabria, 41 anni, portista, documentarista, autore di film per la TV, eccetera. E poi ha fatto Anni da cane, in cui c'era Aurora Giovinazzo l'anno scorso, che è una commedia con risvolti drammatici, anche quella rivolta ai ventenni. È molto interessato a questo trapasso generazionale, lo chiamo trapasso, non passo, apposta per questo, per ovvi motivi, perché ci sono sempre dei traumi nel vivere la gioventù che tutti poi rimpiangiamo, ma che in realtà è stata complicata per molte persone. E quindi questo è il suo quarto film, ne sta girando un quinto con Teresa Caponangelo fra i protagonisti attualmente. Quindi Fabio Mollo è una persona molto attiva, capace di inquadrare bene i sentimenti e le situazioni dei personaggi. Gli difetta forse, secondo me, un guizzo d'autore, deve osare di più e forse deve fidarsi di un montatore che magari qualche volta lo costringe a qualche taglio. Cosa ti ha convinto di questo lavoro e cosa meno? Mi ha convinto il debutto di Casa di Lego, Elisa Coclite, la figlia d'arte di un grande jazzista, una ragazza di Teramo che ha vinto a 17 anni X Factor nel 2020, sorprendendo con una voce straordinaria, modulata su toni totalmente naturali, uno sguardo profondo, capace di comporre, una ragazza abbastanza prodigio, e in questo ruolo c'è tutta se stessa, ma anche un'altra se stessa. È un ruolo in cui rivela una maturità d'attrice al debutto, che evidentemente chi fa musica a un certo livello già da ragazzo può mostrare, perché musica e cinema evidentemente coincidono, e sappiamo, gli esempi sono sempre stati tanti. Non voglio scomodare altre grandi attrici hollywoodiane e non solo. Mi convince anche Luca Zunic, attore che avevamo scoperto nel primo film, che era La settimana della critica 2 anni fa, girato a Trieste, mi sfugge il titolo in questo momento, con Alessandro Gassman, una storia importante, tra i rapporti padre-figli, anche quello. Luca Zunic è molto bravo per misura e sensibilità, e c'è Tommaso Ragno, che stiamo vedendo in tantissimi film in maniera convincente, che fa appunto il rocker appartato. In qualche momento mi ha convinto molto, in altri credo che la sceneggiatura non lo aiuti, perché lo costringe a una recitazione un po' di maniera, una presenza un po' di maniera. È un film che ha un paio di sottofinali e ha però la capacità di agganciare dei temi che, uniti al discorso del paesaggio e al retroterra di una Calabria della Locride che si intravede appena appena, quella della malavita, e che è ben dosata rispetto a una storia completamente diversa, evidentemente. Ecco che insomma ci sono varie componenti di questo film, non sempre legate al mosaico,
ma sicuramente My Soul Summer, al di là che dal titolo che può sembrare un bellissimo pezzo, soul appunto, come dice il titolo stesso di una canzone, è un film che si inserisce bene in questo tentativo di raccontare da parte di ex giovani appena quarantenni, che ce n'è un bel po' nel cinema, gli affanni, le perplessità, gli incontri e gli scontri sul piano della crescita. L'ultima cosa, le donne di questo film, mature, Anna Perfetti, madre, e Lunetta Savino, signora benestante, ritiratasi in Calabria, sono delineate in maniera apparentemente banale e scontata, ma invece hanno delle sfumature che le due attrici riescono a dare in più di un'occasione. Il film My Soul Summer di Fabio Mollo al cinema da lunedì 24 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Maurizio Di Rienzo, curatore di Italia Doc. A presto! Grazie, a voi!